Dopo tanti anni che mi occupo di motori e di automobili, ho capito una cosa: a tutto c'è un limite, eccetto che alla passione e alla genialità. E infatti, per noi che abbiamo la benzina nel sangue, le macchine non sono mai solo delle macchine. C'è chi le considera dei gioielli, chi degli accessori che ci rendono più affascinanti. C'è persino chi guarda la sua quattro ruote e ci vede i giochi che usava da bambino. L'unica differenza è il prezzo. Però oggi voglio raccontarvi la storia di un uomo geniale che nel deserto ha guardato la sua macchina e ci ha visto una moto. E no, non è stata un'allucinazione, ma un'idea che gli ha salvato la vita. Io sono Nicolò Iammarino e questa è una nuova puntata dei Re dei Motori, storie di uomini e macchine che hanno segnato il cammino dell'uomo, spesso sorpassandolo e senza neanche mettere la freccia. C'è gente che è destinata a fare la storia. Penso a Napoleone, a Mozart o a Enzo Ferrari, dei talenti puri che sapevano cosa stavano facendo e lo hanno fatto alla grande. E poi ci sono quelli la cui vita è un'avventura, non tanto perché sono degli avventurieri, ma perché sono obiettivamente degli scappati di casa che si infilano nei guai peggiori. Pessime decisioni, pessime azioni e conseguenze, se possibile, che hanno tutte le carte in regola per condurli dritti dritti verso la disperazione. E non c'è bisogno di andare nel deserto per incappare in momenti disperati. Vi basta comprare l'auto sbagliata, per esempio. Spendete i risparmi di anni, magari vi fate anche il finanziamento e dopo qualche chilometro, tac, cinghia di distribuzione rotta ed è tutto da rifare. E vi domandate, ma scusami, l'auto a 70.000 km come fa ad essersi rotta già la cinghia di distribuzione? Poi mettete la targa dell'auto su Car Vertical e scoprite che di chilometri magari ne aveva 170.000. Ecco, per evitare quindi di incappare in questi problemi, utilizzate l'applicazione con il link in descrizione e lo trovate anche nel primo commento qui sotto. Avete anche il codice sconto del 20% qui sullo schermo e andrete a scoprire se l'auto che avete nel box o che volete comprare sia stata schilometrata, incidentata, rubata e chi più ne ha più ne metta. Ma torniamo ad Émile Leray. Émile Leray è un elettricista francese a cui piace molto viaggiare. Negli anni 80, ancora prima che nascessi io, si innamora dell'Africa e inizia a percorrerla in lungo e in largo per 10 anni. Niente di strano fin qui, solo che nel 1993, e qui ci mancava davvero poco che nascesse io, ad Émile viene l'idea che le prossime vacanze le farà nel Sahara occidentale, ma prendere un volo e fare come fanno tutti non gli sta bene. Lui vuole andarci da solo e in macchina. La sua amata automobile è una Citroën 2 cavalli che vista così sembra una macchina da città, ma invece in Africa ha una fama incredibile. Gli abitanti delle zone deserte la adorano, la chiamano addirittura il cammello d'acciaio perché è in grado di resistere alle situazioni più estreme. E poi è facilissima da riparare ed è in produzione da tantissimi anni e quindi i pezzi si trovano dappertutto. Praticamente offre le garanzie di un 4x4 senza avere tutte le beghe e i costi di un vero fuoristrada. Il viaggio di andata va benissimo. Dalla Francia al Marocco la due cavalli si comporta come un alleato fedele. Quando però Émile sta per lasciare Tantan, l'ultimo avamposto civilizzato prima che inizi il deserto più feroce del mondo, spunta un problema. Le guardie reali lo fermano e gli dicono: ma dov'è che stai andando? Cioè, vuoi veramente andarci con quella? Tenete conto che la 2 cavalli è una macchina con un motore da 600 cm cubi e 28 cavalli. Il buon Émile, che secondo me non deve essere tutto dritto, non batte ciglio. È convinto che la sua auto sia praticamente indistruttibile, quindi sì, vuole affrontare il deserto con la piccola bicilindrica. Però i militari sono inamovibili. Lui, nel deserto da solo, non ci può andare. Infatti l'esercito marocchino e i soldati del Sahara occidentale non sono in ottimi rapporti, quindi anche ammesso che la macchina regga il viaggio, non è detto che poi a casa ci arrivi vivo. Forse è meglio che ci ripensi. Ci sono tanti bei posti in Marocco da visitare, perché accanirsi e cercare in ogni modo di andare nel deserto e magari lasciarci pure le penne? Émile a questo punto accetta il consiglio, prende la macchina, fa manovra e torna indietro. Ma è una finta, perché dopo poche centinaia di metri, senza che nessuno se ne accorga, si infila in una via laterale e si butta nel deserto. Alla cieca, su una strada non battuta. Il suo piano è di puntare verso sud, sperando di incrociare prima o poi una pista percorsa magari da una carovana e accodarsi. Così, per ore, guida.
Peccato che non incontri nessuno. Però lui non è uno che si preoccupa. Ha una mappa, una bussola e scorte per sopravvivere 10 giorni in autonomia. Anche la benzina c'è. Insomma, se becca qualcuno, bene, altrimenti andrà avanti da solo. Ma non è ancora finito il primo giorno di viaggio che all'improvviso sbatte contro una roccia nascosta nella sabbia. La due cavalli si arena, Emil scende, ci fa un giro attorno e si dispera. La ruota anteriore è andata e il semiasse è distrutto. La Citroën è da buttare. E qui mi viene da dire che forse è un bene che sia successo il primo giorno. Ma andiamo avanti. Come naturale, Emil pensa di essere spacciato. Non solo non sa dove si trovi esattamente, ma nessun altro può aiutarlo, visto che ha imboccato il deserto senza farsi vedere. E ricordiamoci, siamo nel 1993. Di cellulari e navigatori non c'è neanche l'ombra. Non resta che la soluzione più antica del mondo: avviarsi a piedi. Se non fossimo nel deserto, lì se cammini andando a caso equivale praticamente a suicidarsi. Perciò, visto che ha provviste per 10 giorni, il vecchio Emil, più che i piedi, decide di far andare il cervello. E guardando la due cavalli si convince di aver fatto l'acquisto migliore della sua vita. Perché pensa che può trasformarla, una parte in una casa e un'altra parte in una motocicletta. Ora, sembra una roba da pazzi, ma quando un uomo è disperato, anche l'idea più folle si rivela una soluzione geniale. La prima cosa di cui si occupa è la costruzione di un riparo sia dal sole che dalle tempeste di sabbia. Così stacca la carrozzeria dal pianale e la trasforma in una specie di tenda di metallo. Poi passa alla costruzione della moto. Una parte del telaio dell'auto lo adatta a struttura portante della moto. Quindi prende una ruota e la piazza davanti, attaccandoci una specie di sterzo manubrio che non saprei neanche ben definire. La ruota anteriore della macchina, quella ancora buona e con la trazione, la piazza dietro. Al centro di questo progetto da madman della disperazione ci mette motore, cambio e batteria. Riesce anche a realizzare una sorta di sellino, l'unica concessione al comfort che si lascia, visto che di ammortizzatori neanche a parlarne. Ma diciamo che stare comodi non è così importante come restare vivi. A guardarla, la moto è un capolavoro di bruttezza e guidarla di certo non è tanto meglio. La ciclistica è imbarazzante, cioè restare in equilibrio è difficilissimo, però funziona. E dopo diversi giorni di accampamento nel deserto del Sahara, il vecchio elettricista francese riesce a partire, molla lì la carrozzeria della vettura e riesce a partire ripercorrendo all'indietro la strada che aveva già fatto con la macchina. Tuttavia ritornare a Tantan non è così facile, e non solo perché di tutte le sue provviste gli è rimasto solo mezzo litro d'acqua, ma soprattutto perché la strada è più accidentata di quanto ricordasse. Il numero di volte in cui cade è forse paragonabile solo ai santi del calendario. Dopo circa un giorno di viaggio, finalmente un colpo di fortuna. Una pattuglia della polizia di frontiera marocchina lo intercetta. Lui si presenta con una maglietta bianca arrotolata sulla testa e delle calze utilizzate sulle braccia come maniche per evitare di scottarsi. Ma i militari non fanno una piega. Lo caricano in macchina e lo riportano nel mondo civile, dove lo multano per aver guidato un veicolo difforme da quanto riportato sull'assicurazione. Come a dire, la legge non guarda in faccia a nessuno, nemmeno a uno che per 10 giorni ha avuto come suo alleato solo la propria genialità. E anche per oggi siamo giunti al termine della nostra puntata sulle storie di uomini e macchine che hanno segnato il cammino dell'uomo. Ma non ti preoccupare, mica è l'ultima. A 5.000 like sbloccherai la prossima, quindi clicca il pollicione qui sotto. E anzi, fatti furbo, non perderti il prossimo appuntamento, iscriviti e attiva la campanellina. Dai, è anche un grande aiuto che fai al canale, ed è pure gratis. Io ti saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!